Life is challenging. Do you sometimes wish you could travel back in time when things were simpler? Then come to Ticino. Located in the south of Switzerland, home to crystal clear lakes and rivers, majestic Alps, and sunny valleys. In Ticino, time moves slowly in our villages. Traditions are still practiced as they were centuries ago. Are you a connoisseur of handcrafted artisanal foods? Then you'll savor the labor of love of the Tami family in Malvaglia. Io sono Atos Tami, insieme a mia moglie Daniela abbiamo l'azienda Racchio Canero Malvaglia e dopo a Poté facciamo un'azienda agricola con lavorazione del formaggio e un'alpe in Val Malvaglia durante l'estate. Malvaglia è il mio paese, un paese adesso tranquillo, si può dire, residenziale. La Valle di Blegno è la Valle del Sole, è la valle che non è stata toccata né dal treno né dall'autostrada, quindi mantiene quella particolarità di valle nostrana e non scoperta del tutto. Il paesaggio naturalistico è fenomenale, più si va in su in altezza, più si nota queste meraviglie. Io ho insegnato a fare formaggio via Sumatra e al suo tempo aveva un'alpe, come diceva lei, il formaggio. La prima volta che ho fatto da sola il formaggio è stato un attimo panico, però con l'esperienza si impara. In generale per il formaggio noi quello di capa che utilizziamo per la formaggella, per il tutto, per le cogliole, mentre che il formaggio viene fatto all'altitudo. Viene scaldato, termosato, raffreddato, con importanti si mettono gli fermenti, questo elimina il tipo di formaggio, poi si mette il taglio, quando è giusto il momento si taglia e si mette nelle apposite forme. La produzione del formaggio in passato era molto più rapida e veloce, senza tanti controlli. Si lavorava il latte crudo, senza termizzarlo, pastorizzarlo. Erano tutte piccole caseifici perché ognuno lavorava il suo latte, mentre adesso più o meno ci siamo centralizzati. Diciamo che le differenze sono i controlli. Il formaggio per il Ticino è molto importante perché ha queste particolarità di formaggio dell'Alpe. Abbiamo tantissimi Alpi situati sulle nostre bellissime valli che danno dei formaggi buonissimi e ogni Alpe ha la sua caratteristica. Il Ticino è una vastità di fiori e di piante diverse su ogni alpeggio che permette al formaggio di dare quel tocco di individualità e di gusto che fa sì che il formaggio ticinese sia valorizzato veramente. Faccio quello che faccio, dopo è diventata passione, però per portare avanti quello che c'era già in famiglia. Avevamo le capre e così si è riuscito. Sicuramente mi sento facendo domande come facevano una volta, che non è più così, perché è molto cambiato il sistema. Mi sento un po' di orgoglio, un po' di bei ricordi, se penso a mia suocera, sono contenta di mandare avanti quello che lei ha creato la mia vita. Thanks to Ticinese cheese, we can travel back to a simpler time.